Presidente, non si riesce a trovare la quadra sul bilancio provinciale? Ma non è vero, la quadra si è trovata già da tempo, ovviamente sono intervenuti molti emendamenti che quindi ritardano ovviamente l'approvazione dell'atto più importante per un ente pubblico, come quello del piano triennale e quindi del bilancio di previsione. C'è stata, non mi tiro indietro e non mi nascondo dietro un dito, perché sul piano triennale c'è stato l'accordo di 13 consiglieri che hanno in qualche maniera cambiato alcuni dati caratterizzanti del piano annuale triennale. Però un piano annuale triennale che prevede interventi che il centrodestra ha voluto fortemente: le scuole, alludo la piscina provinciale, alludo la Stella Maris, e invece è stato modificato l'intervento sulla viabilità, c'è stato uno spostamento abbastanza marcato sulla Val Pescara. Quindi io non penso che ci siano grandi problemi, penso invece che quando ci si avvicina, ci si approssima alle elezioni, in questo caso regioni e comunali, si voglia alzare un po' la polvere. Dunque lei è fiducioso che si riesca a evitare il commissariamento e quindi ad approvare il bilancio nei tempi? Ma io sono fiducioso sull'approvazione del bilancio. Nel caso in cui dovesse intervenire qualche fatto particolare che farà sì che non ci sia più la governabilità dell'ente o che vengano in qualche maniera stravolte le linee programmatiche del mio mandato, a quel punto si prenderanno altre considerazioni. Dunque all'opposizione che dice che c'è una nuova maggioranza, cosa risponde? Dico che le maggioranze sono state spesso variabili in questi 4 anni, c'è stata spesso una collaborazione e una concordia sui provvedimenti adottati. Oggi può esserci questa maggioranza su questo elemento, domani potrebbe esserci un'altra maggioranza. Quindi io sul fatto che ci sia una nuova maggioranza non sono assolutamente d'accordo. Comunque, nel caso in cui ovviamente ciò che qualcuno dice si dovesse verificare, ovviamente io prenderò tutti gli accorgimenti del caso.